soste. Nella fretta ad andarsene, il suo amico ha dimenticato l'accendino. Non è il mio amico. Preferiamo allora dire che il nostro passeggero clandestino ci ha lasciato un ricordo. Perché lo chiama clandestino? Perché sono sicuro che sia la parola giusta. Lei ha notato com'è saltato sul treno già in corsa. Stava per perderlo, ecco tutto. Senza bagagli? Sono affari suoi. Lei non c'entra e nemmeno io. Le chiedo scusa, non è mia abitudine mischiarmi in cose che non mi riguardano. Ma non vorrei vederla coinvolta in un'avventura pericolosa. Dovevo aspettarmelo. Salta fuori l'arroganza tipica dell'inglese quando è fuori dal suo mondo. Tutti gli stranieri non sono che volgari impostori. Quell'uomo che la disturba tanto è un passeggero, un normale passeggero come lei e come me. Allora andiamo a riportargli questo. E vedremo se è proprio un normale passeggero come lei e come me. Ma lei che cosa spera? Di trovarlo nascosto e tremante in qualche vagone merci? La prego di scusarmi. Sbrigatevi, il treno non aspetta. Hanno già chiamato per la partenza. Dove sono? Sono saliti tutti già da un po'. Voi siete gli ultimi, svelti, su. È sicura di volerlo cercare? Si ricordi quello che ho detto. E adesso? Ah, eccomi qua. Il mio segretario ha trovato solo una doppia. Questo è suo, credo. Non si doveva disturbare, poteva ridarmelo domani. Sono stata io. Pensavo che magari le servisse. Sono afflitto da un sacco di vizi, ma non da quello di fumare di notte. Ad ogni modo, grazie. Grazie infinite, signorina. Buonanotte.